Grazie Paolo, queste erano le pastiglie di pastiglioni americani, ma attenzione, oggi essendo l'ultima puntata dello zoo, sia da Miami che proprio in generale della sua esistenza, abbiamo deciso di mettere insieme un po' di scenette dei nostri personaggi più forti, più famosi, certo, quelli che vi hanno accompagnato per 8 anni, e dedicare a loro un blocco. È un po' un minestrone, l'abbiamo fatto da Miami, non siamo a Milano, non abbiamo tutte le nostre attrezzature, quindi abbiamo preso le prime che ci sono venute in mente, non rompeteci i coglioni. Madonna, non credo che oggi ci sia. Maledetti, ma no! Colleghiamoci, Pippo! Oggi è l'ultima puntata dello zoo. È l'ultima puntata dello zoo. È l'ultima puntata dello zoo. Questa è una raccolta delle battute più divertenti di alcuni dei personaggi che hanno scritto la storia dello zoo di 105. This is the end. My only friend, the end. Pronto? Rosana? Sì? Sto cercando Poo. Chi è? Mi scusi? Sono Satana, salve. Sì. Mi passa Poo? C'è Poo? Il cepu, sì. Mi passi Poo? Sarà il titolare, immagino, perché ho visto cepu. Quindi immagino ci sia il titolare. Che deve essere, si chiama Winnie il titolare? No, si chiama il dottor Polidori. Polidori Winnie the Pooh. Perché ha fatto cepu? Mi passi il signor Polidoro Cepù. Ma no, guardi, questa è la sede di Reggio Calabria. Il ma c'è Pù o no? Non c'è Pù. Non c'è. No. Allora, c'è Pù o no? Guardi, non. Non c'è neanche il figlio, Pupù? Sì, non hanno capito un cazzo. This is the end. My only friend, the end. Pronto? Sì, no. Buonasera, sono Zanfo Zanfagna, redazione del Scrocchigno Mediaset. L'hai mobilegia? Dico no, non è mobilegia. Falegna megia, mastro ciliegia. Scusi, senta, io avrei necessità per questo programma Scrocchigno della scultura, capisci? Sì. Sì, allora, è diciamo una scultura fallopode. No, va bene. Dovrei vedere uno schizzo, un disegno, qualcosa. Ma... Guardi, trattandosi di un fallopode, lo schizzo ci sarà sicuro. No. Vediamo. Vuole, sì, vuole vedermi il fallopode lei, in pratica? Sì. Lei sa cos'è un fallopode? No. È c***o coi piedi? No, non è una cosa che mi interessa. Lei non fa cazzi di legno? No. Perché? Perché io faccio i mobili e basta. In che legno me lo fa? Arrivederci. No, che legno dico? È in mogano. È in mogano? Sì. Ah, ma lei è impervertita allora, scusi. Mi vuole fare il fallopode mobuto, quello etiope. Pronto? A trombò, vedi se mi trovi in marmista, che dopo il fallopode di mogano mi voglio fare pure due palle di granito. This is the end, my only friend, the end. Ondo. Ondo, signore. Chi è lei? Sono Vito, c'è Pavato. Io mi chiamo Abate, non mi chiamo Traiomotros. E a Pavato non c'è. A lei è qui cieco. A Pavato cieco. Abate! Ho capito, pure papa! Io cerco a Pavato, ma passa a Pavato! Ma io non ho un figlio che si chiama Bato Dogo! No, Bato Dogo! A Pavato! Abate! A Pavato! No! Non ce ne chiamiamo Abate! A Pavato! Abate! A Pavato! Ma qual Abato? Ma lei sbagliamo! A Pavato! Abate! Vero, This is the end, my only friend, the end. Benvenuti nel 1990. E anche tu, una sera, decidi di ubriacarti con la tua fidanzata. Tornate a casa, marci, e trombate tutta la notte. Ma durante il sonno lei vomita nel letto, no. E tu ti svegli la mattina con una crosta secca in faccia. No. Benvenuto. Dino. E sei dei nostri. This is the end. My only friend, the end.
che tristezza, ragazzi. L'ultima puntata dello Zoe 105 torna tra pochissimo da Miami. Abbiamo altri personaggi fondamentali che hanno scritto la storia dello Zoe 105. Andiamo. Oggi è l'ultima puntata dello Zoe. È l'ultima puntata dello Zoe. È l'ultima puntata dello Zoo. Questa è una raccolta delle battute più divertenti di alcuni dei personaggi che hanno scritto la storia dello Zoo di 105. This is the end, my only friend, the end. Amici! No. Io sto utilizzando un grande antistress, l'antistress di Made a Shopping. No. Il nome è molto particolare, è in canadese, si chiama Palpa la Talpa. Bellissimo prodotto, amici, una talpa vera da palpeggiare quando siete nervosi. Potrete infilargli un dito. Se viziano l'animale. Se viziano una talpa, ma carezzarla, che ferocia! Bisogna dire se viziano un ditino nel c***o la talpa. Perché? Magari gli piace. Ma perché ne sai tu? Ma sentiamo che abbiamo in linea. Pronto, Davide? Ah, notiamo che il prodotto Palpa la Talpa ti è piaciuto molto. Sì, questo sì. Questo lo pago moneta. Cosa stai facendo in questo momento, Davide? Mi sto infilando mignolasse nel c***o. Davide. Occa puttana. Che cosa è successo? L'ho fatto con troppo vigore. E cosa è successo a tuo palpa la talpa? Mi si è rotta in due, me l'ha cambiate. No! This is the end, my only friend, the end. Pronto? Ciao Alessia! Che faccia così? Alessia! Tutto bene? Alessia! Telefono a caso! Cosa hai detto? Telefono a caso! Qual è la mamma che fa così? Credo che era a casa oggi! Chi è? Il tuo papà è andato lì a... Chi? A Colonia Monzese a fare un'altra visita. Ieri... Chi è che fa così, Alexia? Ete. Ale. Come sta? Aspetta, andando a Nelco, dice che deve fare lei cose. Comunque sono lunghi? Chi? Le tendine. Le tendine sono lunghe. Un po' abbastanza lunghe. Sì. Telefono a casa. Deve venire a casa tua? Telefono a casa. Ancora. This is the end, my only friend, the end. Pronto! San Ballo! Ciao Ballino! E qui è partita la base di Natale. Certo! Ho qui nell'elenco di amici Cicci. Sì? E il regalo che ho scelto per loro. Ditemi voi, datemi un consiglio. Sentiamo, vai! Il dubbio amletico arriva con il Cesare, il Cremonaus. Quindi? Fortunatamente ho sgamato una letterina per il Babbo Rosso. Che Babbo Natale? No, siccome lui pensa che è comunista lo chiama Babbo Rosso. Ah, sì! Babbo okay. Di sinistra, la certo. Apriamo insieme così vediamo un attimino che cosa... Sì, sì. Cosa ha richiesto? Allora, vorrei... Ecco sì. Qua. Sì. Ditemi voi qual è il migliore. Un vibro massaggiatore multiplo turbo. Sì. Si deve fare la schiuma al cappuccino. Sì. Poi 7 boccette di pentotale e una benda. Sì. Forse quelle sono per te. Sì. Può darsi. Sì. L'altruista. Certo. Il libro Come sezionare un amico. No. Allora questo era per te. Può darsi. Sempre sì. Il kit dell'umiliatore. Che kit è? Che kit è? Cosa comprende questo kit? Vabbè. Non saprei neanche dove andarlo a comprare. Vabbè, andiamo avanti. Rosso. Adesso mi viene il dubbio. Sì. Che cos'è un tirabocchino? No. 5. Buon Natale, ballo. 10. 15. Sono erano profumatori. Fumo. 20. 25. Attenzione, è appena stato battuto il Guinness dei primati di risata ignorante.
This is the end, my only friend, the end. Come faceva l'amico Turi, che tristezza, ragazzi. This is the end, my only friend. Che tristezza. C'era una volta Leone di Lernia che sapeva recitare nei film. La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Guarda, guarda qua, la mia spada è più lunga della tua, guarda. Quale spada? Stai, non vedi la mia com'è più bella, più lucida, più bella, molto più... L'ho appena rubata. Dico, soltanto quello puoi fare tu, a rubare, in galera deve andare. Puoc. Vincerò io, guarda che spada che c'ho io, guardala qua com'è lunga. Ma che cazzo stai dicendo? È più lunga la tua? Guarda la mia! Arrivo quasi all'autostrada, figuriamoci! Ehi, fogna nera piena di tombini con dentro i topi morti, non vedi com'è bella la mia? Stai zitto con quella bocca di sabbia, strontellata di anziano! Ma dove cacchio l'hai presa, sta spada, scemo! L'ho rubata a Lucas! Stai a stu cazzo, Poi arrivò la dislessia e le sue interpretazioni diventarono un pe-pe-pe. Set, sto matrimonio con Julie Cooper. Chi? Questo matrimonio tra tuo nonno e Julie Cooper non mi convince per nulla, guarda. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato. Aspetta, perché? Il Dodo Pomellato? Vuole solo i gioielli di Popo Domellato. Popo Domellato? Chi è questo Popo? È il popolo italiano che non riesce a domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato? Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato? Di Bob Tomellato? Ma chi è Bob Tomellato? Di Bob Marley? Di Bombieri. Dodo Pomellato. Dodo? Sì. Di Dodo Pomellato. Pomellato! Ato, no Aito! Ato, Ito, Uto, Uta, Ato, Gulate. Uto, Ughi. No. Di Dodo Pomellato. Di Dodo Pomellato. E passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii. Non è che Passare le vacanze all'isola Cayman. Sì, un'isola a forma di culo. Anno lungo, sì, uno che c'ha un culo di 35 km. A Honolulu alle Hawaii. Honolulu alle Hawaii. Sì. Fanculo, va. E per finire, Leone decise di mettersi a scrivere. Titanico. Il Titanico. Perché come l'hanno fatto loro è tutto sbagliato. Un po' di fantasia ci vuole. Allora incomincia che una carovana con 6 cavalli che vanno, con 4 passeggeri dentro, Robin Hood, Zorro, il vecchio del Far West e il quarto, quello che guida, che era quello grasso che fa Zorro, Sancho Panza. Ma non è vero! I 4 devono andare nel Kansas City. A un bel momento, mentre loro stanno andando, lasciano il deserto e arrivano in mezzo alle montagne. La nave? Ma la Titanic! E in mezzo alle montagne? Cosa ci sono lì in mezzo alle montagne? Cosa ci sono? Gli indiani. Gli Apache, gli Apoche, gli Apostoli, Settebello e Primiera. E così finisce che loro annientano tutta Kansas City, vanno lì e costruiscono il nuovo Titanico nel deserto. Ma come? Lì faranno tutta la vita di loro. Vivranno con le mogli, i figli e compagnia bella. Ecco, che testi, eh? Ma chissà quanti anni possono durare ancora. Ci sono i Sioux, i Pelle Rosa, ma non scopriamo tutte le carte. Eh no!
Sono in seguito, lo vedremo. In seguito, bravo. Non, adesso non scopriamo tutta la storia. Le carte, giustamente. Ma se hai capito qualche cosa? Ma se hai capito qualche cosa? Un cazzo, Leo. Non This is the end. My